Qualcuno mi aveva parlato di questo culto e del fatto che avrebbe reso possibile ogni cosa nella tua vita. Ero profondamente convinta che avremmo potuto salvare il mondo. È stata un'esperienza soprannaturale. Ti senti euforico. Quello che farai per i prossimi trilioni di anni dipende dalle tue azioni con e dentro Scientology. All'inizio te la presentano come una cosa assolutamente logica. Assumi uno schema di pensiero che non è tuo. È così forte che ti si appiccica addosso come molto controllabile e suggestionabile. Non vedi che sta succedendo proprio a te? Tendi a giustificarti molto. Non esiste una spiegazione logica se non la fede. Going Clear. Scientology e la prigione della fede. Ha mai pensato, signor Hubbard, di essere matto? Oh, sì. Se c'è un uomo al mondo che non ha mai creduto di essere matto, è matto.